Madonna Gol. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in Zona Gol, nuovo appuntamento, nuovo contenitore dalle 11 alle 13 di attualità sportiva. Chi vi parla è Luca Mastrorocco, creatore di Zona Gol, che organizza eventi sportivi a Milano e in Italia, e davanti a me un ospite fisso della trasmissione che già conoscete, si Claudio vedrà. Zuliani. Si vedrà, ma molto si vedrà, dipende da come ti comporti, Mastro Cocco. Perché invece siamo amici, diciamolo subito, invece mi accompagnerai, si presume, per lungo tempo, o almeno ci auguriamo di andare avanti per lungo tempo. L'obiettivo della trasmissione è quello di fare dell'attualità sportiva. Abbiamo anche degli obiettivi. Abbiamo degli obiettivi, ci siamo dati degli obiettivi settimana scorsa, non prima. E abbiamo degli obiettivi, che è quello di andare a fare attualità sportiva con i migliori giornalisti del panorama televisivo e cartaceo italiano, e inizieremo con degli ospiti fissi. Grazie, grazie del complimento. Beh, a parte te, abbiamo anche oggi in scaletta l'intervento di Filippo Tramontana, Cristiano e Cristiano Ruiu per parlare di Inter e di Milan, perché avremo molti argomenti da trattare. Direi di iniziare subito con l'Inter, che mi sembra che abbia già dato... Ah no, con la nazionale Balotelli? No, io inizierei con l'Inter, che mi sembra che abbia già dato... Non con Totti? Sufficienti... No, inizierei con l'Inter, che ha non con Cellino, che fai concerti rock, allora invece... parla di ciò che vuoi. Vai avanti. Ah, scusa. E allora parla te. Abbiamo fatto una scaletta. Ma fa niente. Parliamo d'altro. Ma c'è Cellino che, scusa, suona i Pink Floyd e gli Eagles. Benissimo. Sono te, allora, California. Adesso parla di Cellino. Ho licenziato l'allenatore. Povero Donatore. Solo in queste ore. Prego, possiamo iniziare a parlare. Ma si scherza, anche perché l'atmosfera è bella, è calda. È calda. Hai visto cosa sta succedendo in questi giorni? Certo. L'ultima intervista è di Guidolin, dell'Udinese, che dice ai tifosi: abbiamo dato via i migliori, abbiamo ricreato una formazione, ci vuole pazienza. Certo. A Roma i nuovi dirigenti hanno detto ai tifosi: ragazzi, comunque ci vuole pazienza, è un progetto. Certo. Vuole pazienza, esatto. Roma non tutti, so dicono, tutti dicono quest'anno, dopo il mercato in sordina, visti i pochi soldi delle squadre italiane, che ci vuole pazienza. Ci chi vuole ce l'ha pazienza? Oh, che inizio drammatico! C'era la Juve, pazienza! Allora siamo a cavallo! Che inizio drammatico! Abbiamo già vinto! Te l'hai ripreparata o ti è venuta così? No, mi è venuta così, come al solito. Era bellissimo. Lo so. Quindi, dopo aver smarcato il tema pazienza, che ci stava un po' a cuore, noi inizieremo, insomma, a introdurre poi ciò che tratteremo con Filippo Tramontana di 7 Gold su, certo, Inter, che mi sembra che abbia dato da parlare. Un indimenticabile inviato, no? Che ancora nei suoi, nelle sue bacheche, lui invece che i trofei ha quel pezzo con Mourinho quando gli dice: bravo Tramontella, tu sì che sei grande tifoso, lo abbraccia, gli dà la sciarpa. E lui tiene ancora, infatti, questa la... foto su Facebook. Esatto, infatti la partenza di Mou è stata la sua rovina, praticamente. Anche la rovina dell'Inter. In perché di da lì in poi. Da lì in poi, capito? È stata una discesa. Peggio non poteva andare. Una discesa incredibile. Infatti, hanno combinato l'ennesimo errore, tesserando Forlan, mettendo una lista dei. Ma dei, tu, Mastro Cocco, che organizzi eventi, eccetera, eccetera. Io. Sì. Lo sapevi il regolamento com'era? Ma io non sono tenuto a saperlo. Lascia però, ma tu lo sapevi com'era il regolamento, allora, UEFA in questi io casi? Io sapevo, non si sapeva questo. Io oggettivamente non la sapevo. Pensa che neanche tu. No, io purtroppo lo so, sai perché? Perché? Perché con l'Europa League della Juventus dell'altro anno, quando Aquilani... Sì. Hai capito, non la poteva giocare, e anche Quagliarella fino a febbraio, mi sono informato. La casistica è diversa. Però, no, ho scoperto una cosa nuova, ti dico la verità. Cioè, io ero rimasto sulle posizioni che se tu, giocatore, hai giocato i preliminari di Europa League, non puoi giocare in Europa League o Champions League. In realtà, invece... No, questo io la sapevo. Cioè, perché il senso dovrebbe essere quello, cioè, io ho giocato con... la mia squadra in Europa League, non la posso reincontrare con un'altra, chiaro, squadra dove vado. Ma se gioco la Champions non la incontro, quindi la posso. E invece no, non puoi proprio giocare nessuna competizione UEFA. Questa la sapevo, non escludevo il fatto che il terzo turno implicasse questa regola. Io pensavo che fosse come i turni di Champions, che erano i primi due, erano, cioè, diciamo, liberi, che come al solito un po' contorta. Tanto che non metteva neanche la sigla della Champions League un po' di tempo fa. È un po' contorta, però. Beh, è una regola che non gli adetti le devono sapere a memoria le regole, o no?
Tecnicamente sì, che il Milan non abbia sbagliato è dimostrato con Nocerino, che ha giocato lo stesso turno. Sì, ma però gli non si è, gli è andata bene, non lo sapeva. Secondo me, esatto, non la sapeva, esatto. Il Milan questa regola. Hai capito? Ho la netta sensazione che non la sapesse nessuno. Più vado avanti in questo mondo, più ho la netta sensazione che i nostri fantastici dirigenti in realtà, esatto, i regolamenti non li sappiano. Io ma neanche, sai quando è che me ne accorgo? Quando a fine partita dirigenti, allenatori eccetera dicono: no, ma perché ha annullato quel gol? Ma scusa, ma il regolamento dice così, non lo sanno. Esatto, però non in questo caso qua secondo me si trattava di un piccolo articolo che integrava la regola, e onestamente penso che neanche il Milan lo sapesse quando gli hanno proposto Nocerino. Oddio, non è che ne avessimo ne potevamo sentire la mancanza in Nocerino, probabilmente ne sentirà la mancanza di più l'Inter di Forlan, visto che non sanno bene come attrezzarsi e cambieranno modulo per la Champions League. Per questo, non che il girone però sia impegnativo, onestamente. Mi sembra però c'è un bel punto di domanda a questo punto sulla partenza di Gasperini, perché caro il mio Mastro Cocco, Mastro Rocco, ah non sei Mastro Cocco? Caro il mio Mastro Cocco, qua il povero Gasp, dico povero Gasp perché sai, avendolo avuto tanti anni nelle giovanili della Juve, insomma lo conosco bene, certo, un bravo uomo, bravo allenatore e tutto, però brava persona, però si è infilato, come si dice a Milano, in un cul-de-sac. Perché le avvisaglie non sono proprio delle migliori. Devi far giocare Pazzini. Quella difesa 3 non mi piace. Ho preso Forlan, ma non gioca Moratti per sé. Che sta zitto e non contesta assolutamente le scelte tecniche. Mi sembra di aver capito. Tant'è che sia Ranocchia ieri dalla nazionale, che Julio Cesar dalla sua, quella brasiliana, si sono detti sorpresi e meravigliati di questa cosa di Forlan. E questo però dovrebbe fare qualcosa l'Inter per evitare che Ranocchia dica? No, vabbè adesso tappiamogli la bocca a tutti adesso. No, non è tappare la bocca a tutti, però dire che la dirigenza in questa maniera ha sbagliato, potevano magari celarla in maniera un po' più. No, ma non hanno detto che ha sbagliato, sono sorpresi. Tu dici sorpresi è lo stesso. Implica il fatto. Secondo che me Tramontella lo sapeva invece il regolamento. Bisognerebbe andare a chiederglielo. Dici che ce l'abbiamo in no, ma guarda, devo dire che sono stato colto impreparato. Vabbè, allora siete tutti uguali, dai. Sì, però scusami, trovamene uno che aveva pensato a questa eventualità. Io lo sapevo il regolamento. Gagliani. Sì, però ti è venuto in mente che Forlan avesse giocato il terzo turno preliminare. Sì, perché a differenza tua che hai fatto un mese di ferie, io sono stato qua a guardare le partite. E ma allora perché quando si stava prendendo Forlan non mi sei venuto a dire: Montella, ma chi comprate? Ma secondo te io ti faccio un favore? Amore, ti dico di sta cosa. Ma che fa, non lo sapevi, piantala di millantare, non lo sapevi e taci, anche perché ti conosco bene. Quando sai una cosa prima degli altri o vuoi far vedere che la sai, sei lì che canti e dici: ah, ma cosa parlate voi, leggete i giornali che succedono queste cose, e fai il saccente, no? Quindi sarebbe stata la prima cosa che tu avresti detto. No, senti quindi saccente. Non lo sapevi e fai mia colpa. No, parlavo prima con Mastro Cocco e gli stavo spiegando. Non la smetti, eh? E beh, Mastro Cocco. Mastro Rocco. Grazie. Che io ero rimasto all'interpretazione che ha un senso che se tu giochi preliminari di Europa League non puoi giocare in Europa League con l'altra squadra se non incontri la tua vecchia, idem in Champions. Sì. Se invece vale per tutte e due le competizioni. No, le competizioni UEFA, vale per le competizioni UEFA. Poi vabbè, si può. Ma non ha molto senso così, però. No, vabbè, giusto. Però quel regolamento, vabbè, senso non senso, ce ne sono tante regole che non hanno senso ma vanno rispettate. Quindi come quando uno toglie la maglia e viene ammonito. Esatto. E però i dirigenti addetti lo devono sapere. La domanda. Vabbè, certo, assolutamente. Quindi sì, chi ha sbagliato? Lo staff nero-azzurro ha sbagliato. Poi se vogliamo dare la colpa a una persona sola, lì c'è l'imbarazzo della scelta, perché comunque è un lavoro d'equipe. C'è chi c'è il procuratore del giocatore, che si può anche dire che magari ha fatto finta niente, ha fatto orecchie da mercante, e comunque in quel caso si è guastato un rapporto con una società importante e poi magari diventa più difficile fare affari. Si può parlare di Branca, si può parlare di Ausilio, si può parlare di chi guarda i regolamenti, si può parlare di chi compila le liste UEFA. Cioè è uno staff intero che ha sbagliato. Che in genere, scusami, poi magari non in tutte le società funziona alla stessa maniera, però in genere queste cose sono di competenza del cosiddetto segretario. Sì. In genere. Da voi c'è il segretario? Ma guarda, da noi c'è un po' di confusione a questo punto di vista. Diciamo che c'è il team manager che è anche colui che magari segue queste cose, che segue sortie, c'è Luis Figo che è quello che va a rappresentare l'Inter in Europa per la UEFA, per le competizioni UEFA, per i sortie. Vabbè, lui i regolamenti non li sa lì fuori. Diciamo che è difficile individuare una figura responsabile di questa cosa. Diciamo che è stato un errore d'equipe, un errore che va condiviso tra tante persone, comunque un errore grossolano. Poi se vogliamo parlare
di chi può aver fatto il danno maggiore potrebbe essere tranquillamente Marco Branca o Piero Ausilio, perché comunque loro hanno condotto una trattativa di mercato con un budget risicato, e Moratti ha dato un budget basso quest'anno per la campagna acquisti. E quindi nel momento in cui tu vai a trattare un giocatore che non può fare la Champions League, inevitabilmente il valore del giocatore è inferiore a quello che potrebbe essere il valore assoluto come valore del giocatore in sé, no? Quindi se al posto che spendere 5 milioni, nel momento in cui sai che il giocatore non può giocare la Champions League, magari vale 4, vale 3, vale 2,5 e risparmi dei soldi. Il contratto magari al posto che essere di 4 milioni più bonus diventa di 3 più bonus. Capito quello che intendo? E lì hai giocato dei milioni, per questo che Moratti pare essere molto molto arrabbiato, perché la trattativa si poteva condurre con altri tipi di termini economici. Poi anche la figura nel pubblicare delle liste UEFA con un giocatore che poi la UEFA ti dice che non puoi schierare, non è propriamente la cosa migliore dai campioni del mondo che si potesse... No, certo, c'è anche da dire che la UEFA ha anche sottolineato che non è la prima volta che succede, che certi tipi di compressioni capitano. Però l'Inter fa più rumore. All'Inter fa più rumore, ma come all'Inter fa più rumore tutto, perché appena uno starnutisce, oddio santo, all'Inter ha starnutito Schneider, allora succede questo, però succede ad altre squadre e non si dice comunque, niente. La mia quindi sensazione... questa è sempre stata così la storia Inter, quindi non mi stupisco assolutamente, quello che succede all'Inter è 100 volte amplificato. La mia sensazione è che l'Atletico Madrid abbia tirato un pacco discreto, soprattutto nel non far giocare nelle qualificazioni quando eravate già nel pieno della trattativa a Forlan, nel senso che loro hanno fatto giocare nel terzo turno e poi dopodiché nello spareggio hanno evitato di farlo giocare, perché secondo me loro lo sapevano che avrebbe dato nell'occhio lo spareggio, mentre invece il terzo turno di qualificazione no. Tu pensi che ci sia stata, comunque vada, che l'Atletico Madrid almeno lo sapesse? Quindi si è guastata anche l'Atletico Madrid con loro? L'Atletico Madrid lo sapeva sicuramente, cioè è ovvio che loro lo sapessero. Poi sai, non è che l'Atletico Madrid può andare a dire all'Inter: ah, guardate, scusate che no. Ha giocato un terzo turno, attenti che pagatecelo di meno perché non può giocare la Champions nel caso. No. Poi l'Atletico Madrid non era ancora qualificato, se non si fosse qualificato all'Europa League Forlan avrebbe potuto comunque giocare la Champions League con l'Inter, e quindi una serie di tiritere che voglio dire le conosciamo. E quindi niente, così, errore grossolano. Sarà di questa squadra chi lo contengo, sa. Posso dirti che questa canzone la canti da 5 anni? No, la sta cantando ma Giuliani, ci tengo a dire. Sì, ho fatto ancora di settembre tornerà la verità, infatti. Che sarà, vedrai quel che Filippo, sarà. Io non so cosa abbia da cantare Giuliani con la sua situazione di squadra, onestamente. Senti un po', figlio. È 5 anni che canta sta canzone, esatto. Mi pare che lo so. Ma ricordati per vincere con l'Inter. Ricordati che tutto quello che io ho predetto si sta avverando. Va bene, tu andate al target. Manca solo la parte finale. Senti un po', da Schneider ieri a Cesar oggi e Ranocchia ieri parlano tutti comunque di Scudetto. So. E cosa devono dire? No, dicono anche che non è una domanda che faccio a te. E vabbè, che domanda mi fai? Se loro parlano di Scudetto, che domanda è? Loro parlano, tu ci credi? Ah, su, allora finisci la domanda. Sveglia che sono le 11:20, dai. Scusa, dovevi dire 3 parole in più, finisci la domanda e farla diventare di un senso compiuto la frase e io ti rispondo. Cioè non è un problema. Adesso l'ha fatta però, tu ci credi? Ok. Ma io certo che ci credo. Oh, ovvio, segniamo questa al 5 di settembre. Segna anche, cioè, fammi una previsione alla Ruiu, sai, tipo, non so, allora, diciamo in carrozza, esatto. Queste cose qua. Ma va, io non sono mica come lui, Cioè io sono molto più equilibrato di Cristiano Ruiu, io valuto le cose, non faccio proclami e penso che il Milan sia un gradino, ma mezzo gradino superiore all'Inter, perché l'anno scorso ha vinto lo Scudetto, è la squadra campione e ha comunque un assetto di gioco già predefinito, già amalgamato da un anno di lavoro e di vittoria. Vittorie, c'è anche la Supercoppa italiana. Sì, no, infatti, guarda, non l'avevo notata fino a che non avevate scritto al trofeo Berlusconi la scritta Pechino 2011, Supercoppa Italiana. Non ho mai visto una roba del genere. Mi permetto di dire che c'era qualcuno che l'anno scorso ha dichiarato che l'Inter ha vinto il tripletino. Quindi era Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. Allora, o vale o non vale, bisogna decidersi. Per me vale, bisogna dire, vale o non vale sta Supercoppa Italiana? Chi ha detto che non vale? No, dai, l'abbiamo vinta, è giusto celebrarla, secondo me.
No? Sì, sì, no, ma quello che vincete voi, tra poco se vincete il trofeo team viene messo il trofeo team per terra sul Siro. Quindi no, no, quello sai che è roba tua, loro hanno il Berlusconi. Ma infatti, volevamo farglielo vincere per fargli mettere di fianco la Supercoppa anche la Coppa del Trofeo. Infatti io ho già fatto la proposta, ho già fatto la proposta alla Juve, ho detto, ma perché non facciamo il trofeo Fiat, che almeno vinciamo anche noi il nostro quest'anno. Non sarebbe male. Ognuno il suo. Dove partecipate da soli con la primavera. No, beh, con la primavera vi prendiamo a pallonate, guarda, non è un problema. No, comunque, al di là di tutto, penso che, va bene, sia il favorito, ma l'Inter ha una rosa assolutamente di primo piano. È vero, partite Thomas, sono arrivati due giocatori importanti. Se il Milan avesse preso Zarate all'ultimo giorno di mercato a quelle cifre sarebbe diventato il colpo del secolo, invece l'ha preso l'Inter, si è parlato di Zarate che è un veneziano. Al Milan il colpo del secolo è anche se prendono le Grottaglie, non è un problema. Sì, infatti, quindi cioè, invece Zarate da grande colpo dell'Inter è diventato uno che non passa la palla, un veneziano. Vabbè, quindi... se adesso Zarate lo facciamo passare però per uno che passa la palla, gli hanno messo nel contratto anche la clausola dei 10 assist. Cioè, non no, ma io non sto dicendo, no, attenzione, io non sto dicendo che non è vero che è uno che tiene molto il pallone, sto dicendo che è passato da grande acquisto, perché prenderlo a 2,5 milioni non è certo cosa da poco, con la possibilità di decidere se tenere o no a fine anno, certo. E invece è passato da questo grande acquisto e grande colpo a sì, hanno preso uno che non passa la palla. Vabbè, allora... e sei soggetto a tutte queste critiche perché hai venduto Eto'o, solamente quello. Se tu rimpiazzi Eto'o con Forlan e Zarate e soprattutto nel modulo di Gasperini, si è messi male qua, Allora, vediamo di capirci. Questo è il mio primo intervento in questa radio. Se dobbiamo fare una trasmissione anti-Inter, no, ma no, sì, ma ti stiamo facendo delle domande. Chiamate qualcun altro. No, scusa, okay? Phil, ti stiamo facendo delle domande, in serenità. Allora, partiamo dall'alto. E tu? Cosa? Dice Julio César. Non credo che la sua partenza ci abbia indebolito, siamo ancora forti, qualcuno va, qualcuno arriva. Però dice anche, Samuel in questi anni ha dato energia a tutto il gruppo, è uno che non sa perdere, nel senso che non concepisce nemmeno di poter perdere, ci ha trasmesso questa mentalità. In Italia non vedo squadre molto diverse o più forti della nostra e ripeto, il mio obiettivo primario è riportare lo scudetto, quanto alla Champions bisogna puntare anche all'Europa per forza, se non credi non vai avanti. Oh, non ho capito, cioè vi siete indeboliti o no con la partenza di tu? Allora, che vada via un giocatore che ha fatto 37 gol e che sia comunque un giocatore del calibro di Eto'o, cioè, con questo fare, con stato di fatto è ovvio che non puoi diventare più forte a meno che tu non prenda Messi. Ok, quindi voglio dire, uno dei migliori attaccanti del mondo, se non è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, quindi è uno che ti fa la differenza. Però andando via comunque Eto'o, per ovvi motivi, perché insomma i contratti che gli hanno offerto erano quelli, un giocatore di 30 anni in un momento del genere di crisi, almeno per l'Inter, che non ha tanti soldi da spendere, l'Inter ha risparmiato un sacco di soldi sull'ingaggio, quindi va bene così, però ha rimediato direi alla grande, perché fermo restando che non ha potuto prendere giocatori del valore di Eto'o, ha preso un giocatore che è stato pallone d'oro del mondiale, che ha sempre segnato tanti gol anche se non è più giovanissimo, pagandolo poco al di là del casino Champions, e poi ha preso un giovane molto interessante con 3 anni di Serie A alle spalle, 27 gol in Serie A come Zarate, ed è un giocatore che mancava come caratteristica la rosa di Gasperini, perché tra Forlan, Milito e Pazzini sono tutte prime punte, magari Forlan può giocare un po' più esterno, Zarate è quello che ti punta e ti salta l'uomo. Quindi mi sembra che abbia rimediato alla grande. Non ti piace Poli? Sì, sì, è un buon giocatore, è un ragazzo che va sperimentato. Non è convintissimo. Vabbè, ma non è, cioè, su Poli se Milan, vabbè, dai, erano tutti tifosi fin da piccolo. Se Milan compra Nocerino, quando tu prendi Poli, sai, arrossisci un attimo, cavolo, questi hanno preso Nocerino. Su questo ti do allora, ragione, vedi che non siamo troppo anti-Inter. E Nocerino. Allora dici, cavolo, loro hanno preso Nocerino, hanno fatto il salto di qualità, noi abbiamo preso Poli. Senti, quindi, spiritosone, domanda numero 2, visto che fai lo spiritosone. Io? Ma se mi stai triturando... No, stai facendo lo spiritosone tu oggi. Secondo te, Gasperson... Sì. È contento? Lascia perdere le dichiarazioni di facciata, perché anche ieri... Okay, allora, Conte ha detto che è contentissimo. Le dichiarazioni della Juve non sono mai di facciata. T'ho appena detto... Se mi ascolti, ho appena detto, lascia perdere le dichiarazioni di facciata, perché anche Conte ha fatto un'intervista a 2 pagine nel weekend a Tutto Sport, in cui è tutto contento, e non è vero. Quindi, secondo te... Gasperson è contento del mercato che gli hanno fatto? Allora, innanzitutto non è che se Conte fa dichiarazioni di facciata deve per far forza anche Gasperini, quindi ascolta, di non Conte, facciamo il sito ufficiale quindi, ha detto allora. Quindi tu hai detto che Conte ha rilasciato delle dichiarazioni di facciata. No, di facciata Gasperini, nel senso che, no, che quando parlano devono dire che tutto a posto e sono contenti, ci mancherebbe altro. Poi in realtà
qualcosa che ha voluto o non ha voluto c'è di qua e anche di là. Allora, il discorso è che l'allenatore ti chiede dei giocatori con dei tipi di caratteristiche. Se è possibile prenderli, la società prova a accontentare l'allenatore. Se non è possibile prenderli, non li si prende, si prende qualcuno che magari ha delle caratteristiche simili o che possa essere adattato in quel ruolo o giocare in quel ruolo che chiede l'allenatore. Palacio a 10 milioni a 30 anni, l'Inter non, in questo momento qua non lo poteva prendere, ha fatto bene non prenderlo. Kučka, l'Inter l'ha preso, purtroppo col Genoa non si è messo d'accordo per averlo subito, ma l'Inter ci è andata su Kučka, l'ha preso il giocatore. Poi ha preso Zarate, che ripeto è un grande giocatore secondo me, soprattutto in prospettiva, 24 anni e, ma tu però mi stai eludendo la risposta, no, lui è contento sì, o no Gasperini? Sì, ma Gasperini contento? Allora, se tu mi chiedi è contento, era più contento se arrivava a Palacio, è più contento che è arrivato Zarate, dico che era più contento se arrivava a Palacio. Allora non è contento, scusa. Ma no, scusa, però vedi anche te, c'è anche la via di mezzo, non c'è o nero o bianco, c'è anche il grigio. C'è anche il bianco nero, certo. No, appunto, per fortuna che non c'è solo quello e quindi c'è la via di mezzo. Poi io ti ricordo che Mourinho aveva chiesto Deco e Carvaglio l'anno in cui sono arrivati Lucio e Schneider. Sì, ma c'è una differenza. Mourinho ha ringraziato la società che non gli hanno preso Deco e Carvaglio, che gli hanno preso Lucio e Schneider. Ma c'è una differenza, che Mourinho era il gran comunicatore e attaccabrighe e tecnicamente scarso, infatti il giocatore che voleva lui tipo Quaresma abbiamo visto. Gasperini è il contrario, tecnicamente e tatticamente è uno che se ti segnala una cosa, no, perché scusa, gli serve. Cosa hai detto che era scarso Mourinho in che cosa? Tatticamente. Mi dissocio. Cosa? Tatticamente scarso. Tatticamente scarso. Lo bene, dicono tutti gli allenatori europei. Non... E infatti tutti gli allenatori europei hanno raggiunto da Ferguson un decimo in giù. Dei risultati non di penso Mourinho. Proprio. Ah, non penso proprio. Da Ferguson in giù non penso proprio. Non penso proprio. Quanti anni ha Ferguson? Perché per cosa per sapere? Cosa c'entra? No, rispondimi. Ma anni se ha nel mondo allenatori sono tutti d'accordo a dire che è un gran motivatore ma tatticamente è scarso, non sanno che capisci. Ma se nel mondo no? Allenatori sono tutti invidiosi del cavolo e non dico parolacce perché non voglio esagerare. Tu dai retta a loro. Perché è tuo amico, perché c'è la foto. Scusami, innanzitutto amicizia o non amicizia non conta niente, perché qua si sta parlando di cose dati di fatto. Stiamo parlando di un allenatore che ha vinto la Champions League con due squadre diverse e c'ha 47 anni, 48 grazie, anni. Li compravano tutti quelli che voleva. Al Porto che giocava con McCarthy, tu per favore. Ma il Porto lo sai com'è andata, dai, è subgiudice ancora il Porto di Mourinho del suo presidente. Dai. Chiudi il discorso, fai più bella figura e passa un'altra, dai. Sono d'accordo. Vabbè, quindi Gasperini Mourinho non va bene. Va bene. Senti, l'unico oggi... allenatore che ha battuto il Barcellona. Dai, vai avanti. Sì, vabbè, con due quattro rigori ancora che sono lì che piangono sulla strada. La fa bravo. Sì, vai a vederti. Ma le ho viste bene, fai il bravo. Voilà. Scusa, ma lì chi è che era in 10 uomini al ma campo? Chi è che non gli hanno dato due rigori a Milano e che gli hanno annullato il gol della vittoria e passato il turno al ritorno? Chi è che non hanno espulso all'andata, che ha tirato una gomitata a Maicon? Chi è che gli ha fatto? A chi è che all'andata non gli hanno dato due rigori netti? Chi è che ha fatto? Perché hanno annullato il gol del 2-0 al Camp Nou che passarono loro? Allora vedi, sono un po' di episodi a favore Filippo, e un po' di io sono dalla tua parte, quindi... Io sono dalla tua parte per la prima volta, perché Giuliani esagera. È il risentimento di un tifoso che ha visto un allenatore nella sponda avversaria che ha vinto tutto, magari con metodi anche un po' forti, eleganti, però ha vinto tutto del numero uno, e diciamo anche un po' arrendiamo. Aiutato dalla classe arbitrale. Sì, infatti, allora diciamo che Guardiola ha aiutato, perché ogni tanto c'è dei favori arbitrali, certo, non ultimo certo. Il rigore non dato al Porto, certo, Supercoppa. Certo, c'è anche diciamolo, lui. Allora certo. Barcellona ha vinto due tutte coppe le squadre, che probabilmente tutte non le squadre che vincono a favore arbitrali. L'avete capito adesso che avete vinto? Va bene, dai. Ci è voluto un po' di anni, però l'avete capito. Ok. Adesso Mourinho è scarso, va bene. No, ma hai capito? La prossima cavolata. Dai, ma sarai d'accordo con me che è più bravo dal punto di vista motivazionale che dal punto di vista tecnico? O per no? Me è bravo sia dal punto di vista motivazionale sia dal punto di vista tecnico. Se poi vuoi dare delle pagelle, vuoi dargli 10 al motivatore e 8 al punto di vista tecnico, va bene. Ma ero più sul serio. No, per me Mourinho è comunque il numero uno, dai. L'abbiamo fatta arrabbiare, ma scherzavamo. No, andiamo, no. Scherzavamo niente. Questo è solo l'antipasto. Vabbè, ma io guarda che devo, tra poco devo andare. E noi ti salutiamo, ti mandiamo anche a quel paese, guarda. Va bene. Un abbraccio. Ti hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta. Tra poco ce ne stanno altri due nuovi. Uno si chiama Phil Tramontana. Ciao Phil. Claudio Tugliani. Una brava. Ci salutiamo anche Mastro Rock. Ecco, benissimo. Mastro Cocco ti saluta. Mastro Rocco, un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao.
cominciò nel 1897 all'ombra di un vecchio albero. Attacca lo spazio Ale, buono il dribbling di sinistro di Ale, gran gol, 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 la Juve in gol, il capitano, la storia, la bandiera bianconera, Alessandro Del Piero. Mastro, wow. Rocco scioccato. Qui parliamo di uno che ha 677 partite con la maglia della Juve, 284 gol, 455 in A, 16 titoli vinti. Mica noccioline, non stiamo a pettinare le bambole. Era caro Mastro Rocco, bellissima la sigla, complimenti. Grazie. E al telefono ogni abbiamo giorno. Ogni giorno. E al telefono bello. Abbiamo l'inviato di punta della stampa per quanto riguarda le cose banconere, cioè Max Nerozzi. Ciao Max. Ciao, ciao, buongiorno a te. Senti, io partirei da Del Piero, se sei d'accordo, perché voglio dire, a grandi linee, a grandi linee questo è il quarto stadio che si fa il capitano, non pare voler mollare, eh? Ah, non me lo assicuro, anzi, quando ha firmato già prima aveva detto che uno dei motivi per i quali voleva rinnovare il contratto era per giocare nel nuovo stadio. Poi quanto giocherà dipenderà da Conte. Al momento su 5 attaccanti, non erano 7, diciamo, se contiamo tutti, forse è quinto Del Piero, quindi quest'anno forse sarà veramente dura per lui tagliarsi pezzi di partita. Però mi sembra, dal punto di vista comunicativo, diciamo così, Max, molto sereno quest'anno Del Piero, cioè mi sembra conscio del fatto che comunque va a giocare nel nuovo stadio, che forse è l'ultimo anno e che si mette a disposizione, o no? Ho un'impressione. Ma guarda, io penso che sia sereno prima di tutto perché si è tolto un peso dalle spalle che era quello del contratto, nel senso che lui aveva fatto una mossa molto azzeccata l'anno scorso dicendo firmo in bianco, ha preso un po' in contropiede la Juve e alla fine insomma, i tifosi l'hanno di nuovo ovviamente adorato, quindi tutto quello di buono che viene quest'anno è solo guadagnato, insomma. Poi lui deciderà se continuare, finire qui, andarsene via, insomma, però sicuramente dal punto di vista comunicativo si è giocato bene la partita. Senti, lui dice oggi anche sulle colonne della stampa, come diceva Magic Johnson, si gioca per vincere, divertirsi e far divertire. Se riusciremo a fare le tre cose avremo dato un senso a tanta attesa, cioè quella dei tifosi. Cioè, un po' difficile mettere insieme queste tre cose. Sì, molto difficile. Se non impossibile, direi. No, ma non so se è impossibile, certo che devi essere molto forte per giocare e divertire. E la Juve secondo te parte con queste caratteristiche? Guarda, Conte sicuramente ha cambiato un po' il modo di pensare, perché anche le partite che quest'anno in amichevole la Juve ha perso, per diversi tratti ha avuto il pallone tra i piedi, cosa che l'anno scorso non succedeva. Poi è chiaro che se incontri invece una squadra che è nettamente più forte di te al momento come il Milan, insomma, la palla non ce l'ha e ce l'hanno gli altri. Senti, lui a proposito di Conte, ma lo ha detto Chiellini, lo hanno detto un po' Quagliarella, in questi giorni quasi tutti i giocatori della Juventus intervistati, addirittura il nuovo arrivato Giaccherini. Antonio, l'idea è molto chiara, è un martello. L'impostazione tattica è la base di una squadra, ma la differenza la fa l'interpretazione. Se fai tutto giusto non è detto che vinci, se fai tutto sbagliato è sicuro che non vinci. Secondo te è veramente l'arma in più Conte con il suo modulo un po' spregiudicato, o questo può essere il primo problema dal punto di vista dell'interpretazione? No, guarda, io diffido sempre dalle dichiarazioni di precampionato. Se ti vai a riprendere quelle su Del Neri, Ranieri, Ferrara, Deschamps, insomma, dai, all'inizio dell'anno chi è che parla male, chi è che non ha speranze. Sull'interpretazione è vero, perché Conte lo disse già ai giocatori quando si speculava sul 4-2-4, 4-4-2, disse che la differenza anche tra allenatore e allenatore è come si interpreta il sistema di gioco. Poi appunto la prova sarà al campo. Chiaro che con un modo così temerario bisognerà correre molto, insomma, chiunque ha visto il Bari di Conte o Siena era una squadra che si faceva il mazzo, come dice lui, soprattutto quando gli altri avevano la palla, perché se ti basi sul possesso palla invece è chiaro che, come fa il Barcellona, la prima cosa che devi fare è recuperarla quando la perdi, perché se non ce l'hai diventi una squadra molto vulnerabile.
Sì, però senza scomodare il Barcellona, anche se mi rendo conto che sia un esempio dal punto di vista del possesso palla, è per questo secondo te che si è virato? Sai che in questi giorni i tifosi sono, anche se vedo che nelle ultime ore il voto al mercato diventa 6.5, 7, c'è più ottimismo, però i tifosi ci sono rimasti male, soprattutto per l'arrivo del difensore centrale che non c'è stato, e per magari quella che era una pia illusione, cioè di avere giocatori pagati moltissimo, quando i soldi per arrivarci invece evidentemente pare che nel mercato italiano non ci siano. E un Conte che si dice soddisfatto del mercato, che poi vale il campo, no? La famosa frase, invece che i top player vanno bene anche i bass player, basta che siano ideali per il mio gioco. Cioè, secondo te alla fine, in base anche a quello che dicevi tu, cioè lui può essere soddisfatto perché gli sono arrivati dei giocatori funzionali che corrono, che hanno fame, oppure dovrebbe essere un po' scontento del mercato? Ma guarda, innanzitutto lasciamo il copyright al legittimo proprietario, perché la parola Barcellona l'ha usata Antonio Conte, non l'hanno usata i giornali, e l'ha usata lui a Bardonecchia dicendo avete visto che si può attaccare in sette, cioè con un solo incontrista che è Busquets. Quindi il paragone non è dei giornali una volta tanto, ma è dell'allenatore, e poi alla fine dell'anno si vedrà se il paragone è stato blasfemo. Dopodiché sul mercato, guarda, sul difensore secondo me è stata fatta un po' di confusione. Io penso che se prendere un forte difensore centrale fosse stato tra gli obiettivi iniziali, Marotta e Paratici ci avrebbero lavorato da maggio. Tanto è vero che Pirlo è stato preso in quei tempi lì. Non penso che Marotta e Paratici si siano messi a rincorrere un difensore se era una cosa, un pezzo fondamentale a tre giorni dalla fine del mercato. Cioè, però scusa se ti interrompo, entro in questa disquisizione, ma la difesa che prende 49 gol in campionato, che a detta di tutti, no, degli stessi addetti ai lavori, era tra virgolette il punto debole, non è stato considerato all'inizio del mercato? No, guarda, io sicuramente non capirò nulla di pallone, litigo sempre con i miei colleghi, ma sulla difesa bisogna mettersi d'accordo. Visto che tutti parlano di fase difensiva, io seguo la Juve da 5 anni, la prima difesa di Ranieri era Grigera, Le Grottaglie, Chiellini, Molinaro. Seconda miglior difesa del campionato, non mi sembra una difesa clamorosa. Prendiamo la difesa di De Neri di 2 anni fa della Sampdoria, Zauri, Gastaldello, Accardi, Ziegler, 11 gol presi in casa, miglior difesa d'Europa, Barcellona compreso, miglior difesa d'Europa. Però il tifoso ti direbbe subito, in questo caso, scusa, non giocano col 4-2-4. Finisco, questo non c'entra, perché se uno porta esempio la difesa dell'anno scorso che ha preso 50 gol, l'anno scorso non si giocava con 4-2-4. Quindi uno è questione di fase difensiva, non dei quattro difensori. Due, io vorrei capire perché a un certo punto Chiellini è diventato una pippa, uso il termine dei tifosi, Bonucci è una pippa. Allora, 2 anni fa, quando il signor Bonucci venne convocato in nazionale da Lippi, Bonucci e Ranocchia sembravano Beckenbauer e Summer, anche se non hanno giocato assieme. Sì. E ora Bonucci è un ragazzo di 23 anni, ha fatto il primo anno nella Juve, un primo anno con una squadra che ha avuto dei grossi problemi, lui ne ha avuto di grossi. Non so, io ci penserei due volte prima di gettare a rogo uno al primo anno della Juve, mi sembrerebbe un po' una follia. Quindi uno certo può prendere un difensore, ci mancherebbe, però se il primo obiettivo è un difensore, visto che Marotta e Paratici non mi sembra che siano persone cui manchi il buon senso o da rinchiudere in manicomio, l'avrebbero preso a maggio, non si sarebbero ridotti a tre giorni alla fine. Probabilmente, immagino io, da quello che so, le priorità erano state individuate in altre cose. Sì, però Max, io sono d'accordo con questo tuo discorso, però tornando al modulo, no? E al sistema di gioco, tu hai ragione sulla fase difensiva, tant'è vero che la Juve fenomenale aveva dei difensori eccezionali, ma davanti aveva Emerson e Vieira, quindi capisci che la protezione era di assoluto rilievo. Era diverso. Se tu imposti una squadra con 4-2-4 e davanti alla difesa hai Pirlo e un altro, forse dovresti rinforzarlo, no? Sì, cioè, ma non hai questa gran copertura. Ma guardate che, cioè, io non so, io temo che si faccia un po' si ragioni un po' per stereotipi. Il signor Andrea Pirlo, come ha ricordato lui e anche allenatori, non solo Conte, ha giocato un sacco di volte, anche nel Milan 4-2 fantasia, con due centrocampisti, cioè lui e Gattuso. Tutti i test atletici che venivano fatti al Milan, chiedere ai colleghi che seguono i rossoneri per informazioni, Pirlo aveva sempre tra i migliori risultati come mezzofondista, come incontrista. Cioè non è vero che Pirlo è di carta velina, così pare perché fa regista. Però io ho visto che certo non è Felipe Melo, ma voglio dire,
scopriamo acqua calda. Se tu prendi Pirlo pensando di aver preso un mediano, allora cambia mestiere tutti. Però Pirlo, quando giocava in quel modulo nel Milan, il Milan imbarcava un sacco di gol, oggettivamente. Ma ha vinto anche una Coppa dei Campioni, o sbaglio? Sì, diciamo che la squadra, ragazzi, in generale era di un tasso, no, qualitativo, forse più alto. Ho capito, forse. ma infatti la scommessa di Conte, immagino io, è ribaltare il tavolo. Cioè, ho la palla tra i piedi io, così che la mia difesa diventa il fatto che tu non hai la palla. Ora, Max, parliamo terra a terra ai tifosi. Cioè, quello che preoccupa il tifoso della Juve, tu lo vuoi ben capire, seguendo ormai da più di 5 anni la Juve, ho avuto modo di vedere come sono gli animi, è: benissimo, ho la palla io e facciamo un gol più della destra. Quando non ho la palla io, come la mettiamo? Quanti ne prendiamo partita? Ma non lo so, io sono curioso come voi di vedere la Juve all'opera. Io dico soltanto che nelle uscite che ho visto in precampionato non mi sembra una squadra allo sbando. Dopodiché hai ragione tu che ne so, se metti Felipe Melo e Sissoko davanti alla difesa sicuramente hai uno schermo più protettivo, diciamo. Però poi, insomma, quando devi andare ad attaccare mi viene da ridere. E dopodiché è vero, ma questo, Claudio, è uno dei nodi che ha questa Juve. Cioè, vuol dire, è emerso con di Ziegler, che è un caso abbastanza comico. Cioè, se hai mai visto una storia del calcio, esatto, tu prendi un giocatore a giugno e lo dai via ad agosto, onestamente fa ridere, perché Ziegler era uno di quei giocatori paresi prima dell'arrivo di Antonio Conte. Pirlo, ora, a Conte va bene che Conte non ha, insomma, è un uomo di buon senso e sa che Pirlo è un fenomeno. Dopodiché Pirlo prende anche 4 milioni di euro l'anno, a un triennale era un po' più dura mandarvi anche Pirlo, però è evidente che c'è stato un mercato prima di Conte e un mercato post Conte. Dovrà essere lui bravo a usare anche gli uomini che lui forse non avrebbe preso. Detto questo, chiuso su Ziegler, non mi sembra che Ziegler, De Ceglie e Grosso ci sia nessun fenomeno tra questi tre, quindi se sei un allenatore ti fai andare bene anche Ziegler. E di fatto poi, appunto, torniamo al discorso iniziale, cioè l'unico uomo nuovo dei cinque di difesa è Lichtstein. Sì, no, ma il resto è tutto come l'anno scorso. No, ok, però allora, scusate, l'eroe più clamoroso, se mi permetti, è Ziegler, perché tu adesso ti troverai a giocare con De Ceglie e Grosso. Se De Ceglie si rompe, gioca Grosso. Certo, che oramai è diventato praticamente da un anno e mezzo la ruota di scorta in attesa che qualcuno se ne vada per essere reintegrato. Però almeno lui non fa dichiarazioni, dai, c'è questo lato positivo di Grosso. Qualcun altro forse ne fa troppe. Vogliamo parlare del caso Mauri? Parliamone. Non so, tu, secondo la tua esperienza, ci vedi qualcosa sotto? Perché sai che oramai le voci sono sempre più insistenti sul fatto che, ma come mai Amauri rifiuta 2 milioni e mezzo per 3 anni al Marsiglia, titolare in Champions più 3-2, che la Juve dà le buone uscite, non è che si è messo d'accordo col Milan per gennaio? No, vi prego. Sì, però anche se fosse messo d'accordo col Milan per gennaio, lui fino a giugno non può giocare da nessuna parte senza l'ok della Juve, quindi non vedo il grande guadagno, onestamente. Che magari però si può mettere d'accordo col Milan e... voglio dire, se ne sono visti tutti i colori nel calcio, per carità, però io non so, penso che sia una decisione assurda la sua di andare in Francia. Legittimo il rifiuto, come dici tu prima, prendeva addirittura più soldi il primo anno, gli altri due anni aveva un contratto comunque pesante, perché un giocatore finiva sui 34 anni per 2,5 milioni. Cioè, capisci, Max, che il dubbio è, lui può fare quello che vuole, ce ne mancherebbe altro, siamo, no, in un paese libero, ci sono dei regolamenti, quindi giustamente il contratto, nessuno ha messo la pistola ai dirigenti della Juve quando gli hanno fatto il contratto, quindi lui può fare quello. Perché quando gli hanno fatto era un signor giocatore. Esatto, perfetto. Nessuno sarà lamentato quando era arrivato alla Palermo. Però siccome lui dice, io rimango perché voglio mettere in difficoltà l'allenatore, ma lo sanno, voglio dire, anche i cestini di Vinovo, che lui in questi 5 mesi farà solo tribuna, no? E che sarà messo fuori rosa. No, certo, no, ma... Quindi che rimane a fa? Claudio, va benissimo. Io allora posso anche sollevare il dubbio che il signor Amauri, che aveva segnato 7 gol in 13 partite a Parma, che ne so, magari è un giocatore sul quale tu avresti potuto anche scommettere di nuovo. Ti ribalto. Ma secondo te Conte scommette su Amauri che è rimasto? No, adesso no. Ti dico a monte. Dopodiché è chiaro che la situazione si è molto molto complicata, però la Juve, insomma, che doveva fare? Si trova adesso, si trova a 7 attaccanti in rosa, non parliamo dei milioni a bilancio.
che sono il vero problema, poi insomma, i milioni di lanci sono un problema, quello è il problema della società, poi il problema tecnico dell'allenatore che non ha neanche le coppe e gioca un campionato con 7 attaccanti in rosa. A Mauri non conta neanche, credo, cioè, nel senso, c'è ma non c'è. Esatto. Iaquinta fuori di infortuni si fa fuori da solo perché è sempre fortunato. Da dire. Tony, vedo che anche lui non ha accettato, no? Sembra destinazione turca. No, non si muove. Perfetto, non si muove nessuno, tutti contenti. E vabbè, insomma, abbiamo sbagliato lavoro, Nerozzi, dovevamo fare i calciatori, scusa. Quasi quasi. Ah beh, quello dal punto di vista retributivo sicuro, dal punto di vista soddisfazioni non lo so. Ah, attenzione, metti in dubbio questo aspetto. Recenti sto parlando. Recenti, ok, non di genere. Senti, finalmente si gioca, manca ancora il sì ufficialissimo, però abbiamo capito, no, che nel weekend si gioca. Sì, la Juventus parte in casa col Parma domenica alle 12.30, ma giovedì sera inaugura lo stadio, che non è, tra l'altro, uno pensa inaugura lo stadio, fa una prova generale perché deve avere, no, i bollini per poterlo usare lo stadio, i perché bollini. Bisogna vedere che tutto i bollini, la certificazione, come si dice in questi casi. Esatto. Ma pensa se inaugurano lo stadio. No, beh, non c'è possibilità che non ci sia la certificazione, immagino, no? No, ma figurati. Oh, sai, non si sa mai nella vita. Abbiamo visto di tutto. Senti, grande cerimonia giovedì sera, incredibile. Qui il responsabile anche delle Olimpiadi di Torino, che è quello che cura la cerimonia del nuovo stadio, ha promesso ballerine, cotillon, un migliaio di giovani, cose meravigliose. 41.000 spettatori, campagna abbonamenti 24.000. Conte insiste e dice ai tifosi: dovete essere il dodicesimo uomo. Tu pensi veramente che è solo un modo di dire, o il nuovo stadio può dare qualcosa in più? Guarda, il nuovo stadio è molto bello. Io l'ho visto diverse volte quest'estate, è molto bello. E visto così, insomma, è un altro sport. È un altro sport perché sei attaccato al campo anche dal secondo anello, sei a meno di 50 metri dal prato, senti praticamente i giocatori, li vedi, sono fatta emozione. E dai racconti che fanno i giocatori, ti parlano, non so, di quando si gioca a Marassi, gli stessi giocatori avversari ti dicono che il pubblico si sente, cioè che non è come giocare all'Olimpico, che è la pista atletica o in altri stadi più dispersivi. Insomma, tutti i giocatori che vanno a giocare a Marassi dico che il pubblico conta molto, l'ambiente è più caldo e magari qualcosina conterà. Pavel Medved, ricordo che quando andò a vedere per la prima volta lo stadio qualche mese fa, disse che 8-9 punti in più la Juve gli avrebbe raschiati. Boh, vediamo. Sempre se sia pieno. Sì, ha detto anche del Piero. Vediamo se avranno ragione, insomma. Ecco, e soprattutto, insomma, speriamo di avere un buon comportamento da parte dei tifosi che non sono abituati, devo dire, alla prima volta, no? Senza barriere a contatto con il campo. Certo. Forse c'era anche a Udine un esperimento avevano fatto. Se non sì, un piccolo esperimento avevano fatto a Udine, però dopo non l'hanno poi messo in pratica ufficialmente. Max, io ti ringrazio. Senti, con tutto quello che abbiamo detto, alla fine ti senti di fare una previsione sull'annata della Juve di quest'anno? O siamo nella forbice, poi se va bene arrivi in alto e se va male arrivi ancora in basso? Guarda, arrivare terzi mi sembra veramente un grande colpo, mi sembra, per la Juve, perché Milan e Inter, al di là di tutti i problemi, mi sa che hanno un tasso di qualità, giocatori ancora superiori, e forse si è sottovalutato un po' dal punto di vista della Juve, cioè facendo una corsa su Milan e Inter, non guardando Lazio e Napoli, che oggettivamente hanno due nuclei più forti dei tuoi, forti nel senso di coesione, nel senso che è già diversi anni che giocano assieme, e Napoli non ha perso i tre davanti e ha preso dei giocatori che gli servivano. Poi però è che Napoli avrà Champions League, insomma la Juve deve far pesare assolutamente le partite post Champions, non deve sbagliarle, e deve partire forte, perché in fase girone di Champions League ti succhia le energie. E io mi aspetto che la Juve da adesso a dicembre parta sparata. Se è così, se la gioca fino in fondo per la Champions League, altrimenti la vedo veramente dura. Massimiliano Nerozzi della Stampa, grazie, buon lavoro, ci vediamo presto noi. A voi, ciao. Grazie Max. Allora, caro Mastro Cocco, in conclusione di... Se non la smetti ti lancio dietro qualcosa. Di Angolo Juve, io ti vorrei riportare velocemente, visto che parlavamo tanto del difensore, le parole dei vari agenti, perché sai che oramai gli agenti non sono più l'agente, ma c'è il procuratore, l'agente FIFA, l'intermediario internazionale, quello locale, provinciale, monumentale, sono tanti che ci mangiano sopra, di Rodolfo.
questo famoso difensore del San Paolo di 25 di cui anni già stamattina al bar che hai detto che l'hai seguito una vita, Rodolfo. L'ho seguito una vita, sua vita, morte e miracoli. Luiz Rodolfo Dini Gaiotto. Ma non leggere perché sapevi tutto, mi hai detto. 1,93 per 84 kg. È il difensore del San Paolo, pare che lo vogliano tutti. Gustavo Sabino, sì. uno dei suoi procuratori, ha detto: abbiamo raggiunto un accordo economico con la Juventus, attenzione. Rodolfo vuole trasferirsi in Italia e siamo tutti felici di questo. Anche lui, perché va a guadagnare. Lavoreremo affinché la trattativa si concluda a gennaio. In qualche modo ci stiamo adoperando affinché il San Paolo accetti la proposta dei bianconeri alla riapertura delle trattative. Di contro, ma in sintonia, è anche l'agente FIFA Roberto Calenda, che dice: diciamo che tutto procede nella maniera giusta. Dopo essersi opposta a una partenza immediata di Rodolfo, strano, San Paolo che si oppone che si sta giocando la Libertadores, la dirigenza del Tricolore non ha fatto muro. Per quanto con loro debba ancora essere raggiunta un'intesa definitiva. Ma a certi livelli il parere del giocatore è fondamentale. E poi a dicembre il campionato brasiliano finisce. Io chiuderei con Platini, che ha appena dichiarato che la Juventus può iniziare un nuovo ciclo. Speriamo non... partendo dal nuovo stadio, che mi sembra molto bello. Il vecchio comunale aveva scritto: fa storia del calcio per 100 anni. Spero che ne venga riscritta un'altra nel nuovo stadio. Insomma, battezza una nuova avventura così. Però Platini sono 3 anni inaugurante, che tutte dice le stati, anche... capito? Alla domanda se la Juve sia sia tecnicamente pronta per tornare a vincere, finalmente lui dice: credo no. di sì. Credo. Per fortuna ha detto credo. Ha messo il credo davanti, perché avete qualche speranza. Platini, che come tutte le altre, voglio dire, onorificenze internazionali, saranno presenti giovedì sera. Ci saremo anche noi, caro Mastro Rocco. Si chiude qua la parte di Zona Gol dedicata alla Juventus. Sì. Noi andiamo in pubblicità e poi forse svegliamo Ruyu. Proviamo a svegliare Ruyu. Non lo so. Ci proviamo. Secondo me sta ancora dormendo. Proveremo. Rieccoci per lo spazio dedicato al Milan. Credo che abbiamo già in linea qualcuno di noto. Cristiano Ruyu. Buongiorno a tutti. No, buongiorno e ben svegliato. Grazie, anche se da poco. La bella vita che fai te proprio, ragazzi. Buongiorno Giuliani, buongiorno anche a lei. Monte Carlo, Monaco, Santo Domingo, le Bahamas. Santo Domingo proprio no. No, Domingo qualcun altro, che ha preso anche un uragano, tra le altre cose. Attenzione. Senti, intanto deglutisci e finisci di mangiare, innanzitutto. Come? Innanzitutto deglutisci e finisci di mangiare. No, appena finito. Ho fatto colazione. Hai fatto colazione? Sì. Colazione di Cristiano è famosa per essere abbondante, soprattutto a mezzogiorno. Guarda, che è colpa tua se poi in giro dicono: bella vita i giornalisti, è colpa tua. Mia, perché? Sì, perché dai l'immagine di uno che si sveglia a mezzogiorno, che fa colazione. Vabbè, ma lavoro fino a tarda ora. Allora? Qui c'è gente che deve venire alla pagnotta e fa i tripli turni. Noi siamo svegli da stamattina alle 7. Io 7, Mastro Cocco 7:30. Bravissimi. Senti, Ruyu. Sì. Qui c'è, invece che i giorni del Condor, lì gli 8 giorni di Ibra, San Marino, Lazio, Barcellona, 3 tappe per la rinascita. Stai parlando di Ibrahimovic? No, ma quale rinascita Ibrahimovic? Che ne so, qui dicono i giornali, la rinascita, il piccolo infortunio. No, lui ha avuto questo problema alla caviglia, poi ha giocato 90 minuti a Budapest venerdì, perdendo, ma ha giocato 90 minuti, quindi... Ma mi vuoi dire che la Svezia è incredibilmente fuori dagli europei? No, non è, non ancora, eh? Non è ancora fuori, assolutamente. Quasi? No, non è ancora fuori. Se la giocherà fino all'ultima partita, c'è la possibilità concreta che rimanga fuori, non ci voleva... questo scivolone in Ungheria, tra l'altro credo che l'ultima qualificazione dell'Europeo la Svezia la conquistò vincendo proprio a Budapest. Appunto, però è strano perché vuol dire Ibra, questo uomo che in Europa è così determinante, niente, non riesce proprio a dargli una mano. Cosa c'entra? Gioca con una nazionale che sicuramente non è all'altezza. Voglio dire, anche se giocassi con la Juve sarebbe difficile. Quando ha giocato con la Juve ha vinto, se non mi ricordo male. Anche lì, non in Europa con uno squadrone, vedi? Era una Juve molto molto competitiva. Eppure in Europa quarti di finale con lui tutte e due volte fuori. Sicuramente ha qualche problema, abbiamo, tra virgolette, diagnosticato nel corso di quest'anno. I problemi di Ibrahimovic non sono il mal di Champions, tant'è vero che lui nella fase a gironi ha sempre segnato e tanto. Ho capito, non sono neanche quest'anno punti alla Champions, diciamo. Non sono neanche le partite decisive, perché negli scontri, per esempio la Supercoppa di Pechino, l'ultimo esempio che mi viene in mente, lui ha segnato e ha giocato bene. Il problema di Ibrahimovic è la condizione psicofisica che matura tra febbraio e marzo. Lui dà tutto, dà forse troppo, sia dal punto di vista fisico anche da quello mentale, nei primi mesi della stagione, tant'è che segna con una mitraglia e trascina la squadra, se la carica sulle spalle, poi arriva
a febbraio-marzo è fatalmente a un calo vistoso, evidente, che si riflette anche sulla brillantezza fisica, e siccome in quel momento la Champions entra nel clou, lui spesso stecca in quelle partite. Mastro Cocco, digli un po' a Ruio cosa dice Tiago Silva della Champions. No, ascolta, no, Mastro Cocco, ascolta. Tiago Silva sostiene che ride solo se vince la Champions. Cioè, come? Tiago Silva, tu avrai letto la Gazzetta stamattina appena sveglio. Appena sveglio. Ha detto... Mi arriva in casa. Rido solo se vinco. E lui vuole vincere la Champions, insomma, Tiago Silva, e sostiene che... Lui dice rido solo se vinco, ma si riferisce non soltanto alla Champions, basta vincere qualcosa. Sì, ho capito, ma tu quest'anno punti alla Champions, dai. Ancora, il Milan... Anche perché tu hai detto che il campionato l'avete già vinto in carrozza, giusto? Esatto. Hai detto questo? Eh sì. Esatto. No, e il Milan... un mese da solo, cosa hai detto? Hai già cominciato. Il Milan punta a fare in Champions League di quanto non abbia fatto gli anni scorsi, è sempre riuscito agli ottavi, quindi quest'anno punta a migliorarsi. Io lo dico da tutta l'estate, se Milan fosse riuscito a centrare l'acquisto in grado di fargli fare il salto di qualità in Europa, allora sì, sarebbe stato competitivo per la Champions. In questo modo... No. Può fare meglio degli anni scorsi. Ma come? Gagliani ha detto che Mister X era Aquilani e Y Nocerino. Chiaramente non è vero, però. Non è vero. E anche. Oggi. Non devo spiegarti, certo, io, Giuliani, hai 40 anni di esperienza. Spiegalo ai tuoi tifosi, scusa, a me non lo devi spiegare di certo. No, ma non lo dico neanche a Mastro Rocco, che ha 72 anni di esperienza. E voglio dire, si capisce che se Milan avesse puntato dall'inizio dell'estate a prendere Aquilani, un giocatore che Juve aveva scaricato, che Liverpool non voleva tenere, e Milan avrebbe potuto prendere alle stesse condizioni economiche già a giugno, non c'era bisogno di aspettare il 25 agosto per sferrare il colpo Aquilani. O sbaglio? Sì. È chiaro che poi, il colpo scusa, Aquilani... smettiamola con sta storia, perché io tutti i giornali che leggo ogni volta che una squadra compra un giocatore, colpo, no? Colpo io ero abituato che era un'altra cosa. Appunto. Acquisto, definiamolo acquisto. Esatto. No, io l'ho detto appunto apposta ironicamente per dire non c'era bisogno di aspettare il 25 agosto per sferrare il colpo Aquilani. Evidentemente il colpo era un altro. Aquilani è stato un ripiego, non un colpo. Stavo dicendo proprio quello che mi suggerivi tu. Eravamo fai finire meglio. Sì, vabbè, ascolta, Ciccio, se ti sei appena svegliato, vedi di rilassarti, che noi siamo svegliati. Non è mai di buon umore quando si ti sveglia. È vero. Ti conosco bene. Nocerino può giocare la Champions, hai visto? Questa è una battuta che circola negli ambienti di Via Turati. Arriva Fabregas, no, Cerino. Questa qua è la peggiore. Guarda, siamo sotto il tavolo che ci stiamo ribaltando dal ridere. Non è brutta. Se, no, è pietosa. Bella. Sono peggio delle mie, ma cosa ti dico? Cristiano, no, ascolta. Nocerino può giocare la Champions, no, perché Milan... Sì, lo sappiamo, di la verità. No, perché Milan ha una struttura che gli permette di conoscere i regolamenti. Fai il bravo. Dimmi la verità. Se io una settimana fa ti avessi chiesto il regolamento di questa cosa, l'avresti saputo bene, al dettaglio? Ma quello dell'Europa League? Sì. Sinceramente no. E allora? No, sinceramente no. Però non è Cristiano che lo deve sapere. Sinceramente no. Però no, quello che dice Claudio ha un fondamento. Ho visto anch'io in questi giorni la stampa sportiva scagliarsi contro l'errore dell'Inter di non aver tenuto conto del preliminare fatto da Forlan. Però un altro problema, secondo me la stampa non ha il dovere di sapere il regolamento. Il dovere di sapere il regolamento ce l'hanno quelli che vanno a Nyon dell'Inter, quindi certo. Luis Figo e Andrea Butti, oppure come responsabile globale Marco Branca. Quindi l'errore è della dirigenza dell'Inter, così come sarebbe stata la dirigenza del Milan se Nocerino, per esempio, non avesse potuto giocare in Champions League. Quello che però mi ha fatto stupire dalla parte della stampa è il campanello d'allarme, cioè, ti faccio un esempio che riguarda il Milan. Quando il Milan stava per tesserare Taibu, vi ricorderete che c'è stato il dibattito come comunitario, sì, come extracomunitario, altra, i lavoratori... Altra cosa che io ti dico, mi ricordo in quest'estate mi sono messo a confronto con altri miei colleghi su un acquisto possibile della Juve comunitaria, e ti assicuro che eravamo in 10 e in 10 avevano un'opinione diversa. Bravo, sulla esatto. Cosa dell'extracomunitario. Bravo, e quindi era venuto fuori il discorso del lavoratore delle colonie francesi, proveniente dalle colonie francesi, contrattato di Coutu, se poteva essere parificato. Alla fine si è dibattuto sui giornali. Leggendo i giornali, non so come dire, al Milan si è acceso il campanello d'allarme, è andato a fondo sulla questione col suo ufficio legale, che vuol dire il top a Milano,
quindi non è neanche molto difficile fidarsi di loro. Stesso dicasi per il direttore organizzativo del Milan, che è Umberto Gandini, carica che all'Inter per esempio non esiste. Sì. E quindi hanno risolto la questione. Ascolta, quando hai finito il leccaggio di tutte le cariche del Milan? No, per sicurezza. Per sicurezza lo hanno tesserato come extracomunitario. Mm-hmm. Quello che è mancato alla stampa, secondo me, che segue l'Inter, c'è nel campanello d'allarme. Cioè, la cosa che mi ha stupito è che nei giorni della trattativa Forlan, a nessun giornalista che segue l'Inter quotidianamente è venuto in mente nemmeno di guardare se Diego Forlan quest'anno avesse giocato qualche partita. Ieri sera abbiamo esaminato in trasmissione la cartella stampa che hanno consegnato alla presentazione di Forlan. Nella cartella stampa, come sapete, c'è la carriera del giocatore. Nella carriera del giocatore, la carriera del giocatore si interrompe al 2011, cioè alla stagione 2010-2011, quindi le due partite che ha giocato contro lo Strongholds, adesso non mi ricordo neanche bene il nome, Forlan, non compaiono da nessuna parte. Adesso dico, voglio dire, sei un giornalista che segue la vicenda Forlan, oltretutto non è che giocava nell'Anzi di Makhachkala, dove magari è difficile recuperare le partite di Coppa, eccetera, giocava nell'Atletico Madrid. Basta andare su Wikipedia e viene fuori che lui ha giocato queste due partite di Coppa con l'Atletico Madrid. Questo è l'esame di coscienza che si deve fare la nostra categoria. Secondo in te però il Milan lo sapeva su Nocerino, se il Palermo passa e va in Europa League, il Milan sa. Assolutamente sì. Luca, il Milan ha tesserato Nocerino mica per il campionato, no, perché in Champions League è squalificato Gattuso, sì. Flamini è infortunato, quindi il Milan l'ha preso proprio per quello. Si sono accertati del fatto che Nocerino potesse giocare, però si sono accertati, il Milan conoscono molto bene il regolamento, quindi lo sapevano già. Se Nocerino avesse passato il turno col Thun e poi ancora il turno successivo, non avrebbe potuto giocare in Champions. E non l'avrebbero preso, secondo te? Non l'avrebbero preso. No, ma sicuramente l'avrebbero preso. Perché Zamparini dice che già sei mesi che è d'accordo col Milan. Sicuramente l'avrebbero preso, perché Nocerino arriva a sostituire Flamini e Gattuso. Allora vedi che l'avrebbero preso. E chi è che ci rimette? Sicuramente non l'avrebbero preso. No, non l'avrebbero preso. Non l'avrebbero preso per la Champions. E chi ci rimette in tutto questo tourbillon? Si rimette? E il povero Pippo, fuori dalla lista Champions. Perché entra adesso Pippo? Come cosa c'entra? Stai parlando della lista Champions, perché hanno preso Nocerino per infortuni eccetera. Pippo rimane fuori ed è imbelvito. Che gliel'hai rinnovato a fare il contratto se poi lo metti fuori dalla lista Champions, scusa? Ma allora, tu fai una cosa. Tu vai da Inzaghi, ex post, e gli chiedi: Pippo, tu preferisci che ti venga rinnovato il contratto e che non hai la certezza di essere inserito nella lista Champions, o che non ti venga rinnovato il contratto? Secondo me lui ti risponde: se io trovo una squadra che mi fa giocare in Champions per il record, vado in una squadra che mi fa giocare in Champions per il record. Siccome questa è la domanda che gli ha fatto Galliani nel mese di maggio 2011, lui ha risposto: assolutamente il contratto, tanto sarò in grande forma a fine agosto e mi inserirete in lista Champions. Perché allora risposta di Galliani testuale: a differenza degli anni scorsi non ti posso garantire che sarai in lista. E perché allora è imbelvito che è fuori dalla lista? Inzaghi è imbelvito perché naturalmente voleva partecipare alla Champions League, è il suo grande sogno. Però ti risulta in questi ormai 4 giorni che ci separano dalla compilazione dalle liste una dichiarazione anche monosillabica verbale del signor Inzaghi Filippo da Piacenza? Questo perché la società ti risulta lasciava, però no? Che gente vicino ad Inzaghi, non ti sto neanche a fare i nomi, ci abbia parlato e lui è imbellito? Allora. Ma risulta anche a me personalmente. Allora. Ma ti risulta una. L'accordo era quello. Se lui. A lui viene detto. Ho capito, ma Cristiano, okay. Ostiamo ai comunicati stampa e alla dichiarazione di facciata. No. Sappiamo tutti che è imbellito. No, non è questo il discorso che faccio. Non è il discorso questo che faccio. Al di là del comunicato stampa e controllare la stampa, eccetera. No, non è questo il discorso che faccio. Io dico che Inzaghi è stato posto giustamente questo rinnovo di contratto ad anni 38 con un crociato fatto nel mese di novembre, ad anni 38, un giocatore che si fa un crociato 99,9 periodico su 100 smette. A Inzaghi, nell'estate in cui sono state tirate è stata tirata la cinghia Ambrosini, a Seedorf, a Nesta è stato fatto partire Pirlo, nella stessa estate
Inzaghi con 38 anni e un crociato fatto, gli viene confermato lo stesso contratto e gli è stato fatto come gratitudine, come riconoscenza, come volontà diretta del proprietario del Milan. La questione gli sta posta in questi termini: Pippo, il contratto teoricamente non dovremmo rinnovare, te lo rinnoviamo perché sei tu, però non rompere le scatole. Quindi sicuramente Pippo adesso si sta mordendo la lingua perché vorrebbe dire a tutto il mondo che vuole giocare la Champions, però siccome l'accordo è questo, anche va bene, gli viene andare bene. Anche perché c'erano quattro partite in cui si poteva utilizzare, onestamente. Cioè, nel senso, a parte il Barcellona, le altre due partite, le altre quattro partite sono... Ma neanche quello! Il problema è perché, come? Allora, secondo voi Allegri e Galliani sono stupidi che se hanno la possibilità di far giocare Inzaghi in Champions League non lo fanno giocare? Col Milan che ha 4 punti, sono stupidi? No! No! Il problema qual è? Perché non l'hanno iscritto in lista? Perché è vero che tu dici, sono in quattro attaccanti, si è squalificato Ibra, si fa male Pato, chi gioca? Giocano Cassano e Robinho. E magari ho bisogno di Inzaghi. Sì, ma Inzaghi quest'estate ha fatto un amichevole, l'ha finita con un ginocchio gonfio come il capito. Cioè, è un giocatore del quale cerchiamo di capirci. È un giocatore del quale, anche se hai bisogno in emergenza. Aspetta, ma lui in questo momento ha un infortunio che dura 10 giorni o ha una situazione più complicata? Lui ha una situazione molto complicata. È più complicata, perché se è una cosa di 10 giorni come appare, lui può giocare. Ma certo, il problema al polpaccio che ha avuto è un problema che si risolve in 15 giorni. Il suo problema, tu lo conosci bene Claudio, hai 90 anni di esperienza, quando un giocatore anche di 25-26, guarda il Ganso a 21 anni, del Ganso a 21 anni siamo andati avanti tutta l'estate a dire che ha una situazione fisica complicata. Ma tu sai benissimo che Pippo, che 4 anni fa, io me lo ricordo, a detta di tutti doveva aver finito di giocare a pallone, invece è tornato. È uno che appena sta un minimo bene non ha bisogno di tutti questi cose qua, entra in campo 5 minuti e il gol te lo fa. A parte che erano più di 4 anni fa, erano 7 anni fa, e aveva un problema alla caviglia, e ha detto di tutti aveva finito di giocare a pallone. Questo è un legamento crociato e tutti i giocatori, ma io faccio gli esempi di quelli del Milan, Gattuso, Abbiati. Puoi fare 150. Sì, ma lui è diverso, non è un muscolo. Ma non è diverso, Gattuso, perché se tu ti operi al legamento, non c'entra, perché se tu ti operi al legamento crociato, per il recupero muscolare dell'arto ci vuole tanto tempo perché si ristabilisca la muscolatura, tanto più se hai 38 anni, tant'è vero che tutti quelli che hanno l'operazione del crociato, poi magari il ginocchio va anche a posto e hanno il problema alla coscia, e hanno il flessore, certo, e hanno l'adduttore, e hanno il polpaccio. Figurati uno a 38 anni. Vabbè, insomma, sì, però si parlava anche di partite da ottobre in poi, quelle che riguardavano potenzialmente Inzaghi. Cioè, adesso c'è il Barcellona, non ti riprendi per ottobre, ma quello che dicembre il ragionamento che fa il Milan è: perché inserire in lista Champions, dove abbiamo già dei problemi derivati dalle condizioni precarie dei nostri difensori? Ma perché dopo il Barcellona le altre due squadre sono Materasso e poi ti puoi permettere di mettere Inzaghi. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso il Milan, e Allegri è rimasto scottato da questo, esce dalla Champions perché non ha centrocampisti, deve avanzare Thiago a centrocampo, e gli è per spaldizzato. Il Barcellona e due squadre abbordabilissime, sì, ma il Barcellona Borisov e il Marsiglia, capito? Ma non c'entra, il Bate Borisov e il Victoria Pilsen sono sicuri, due squadre sicuramente abbordabili, allora? Ma le devi battere, ma le devi battere. Perché con un Pippo con la voglia che ha di fare il record in Champions che lo utilizzi in quelle squadre in cui non le batti? Allora, quando compili la lista Champions devi essere sicuro di avere i giocatori a disposizione per fare la squadra. Inzaghi sarebbe stata una cosa in più, perché Inzaghi non ti dà la garanzia che giochi, non so come spiegartelo. Se tu arrivi al martedì sera e devi mettere in campo la squadra, hai squalificato Ibra, ti si rompe Robinho, non hai la certezza di portare Inzaghi in panchina perché non sta bene. Allora diciamo così, per farlo contento si parla di una Mauri che arriva a gennaio. Si parla, ma non arriva. Amico Furio Fedele. Si parla ma non arriva. Aspetta, fai veramente il bravo, perché si parla ma non arriva, detto da te vuol dire che è già arrivato, perché è quando si parla, diciamo, non arriva, no? Non fa lo spiritoso, no, che so, fa perché ce l'aveva a mano veramente, abbiamo dato retta a Raiola. Visto che il campionato italiano è una pizzeria, come mai Raiola è sparito? Ti ho appena spiegato, se però non hai la bontà di ascoltare Raiola, ma posso parlare solo con Mastro Rocco, per cortesia? Potrebbe essere un inizio. Ho detto che nell'ambito della trattativa Fabregas in Milan, nella sua interezza, a partire da Galliani, si è fidato delle promesse di Mino Raiola, che questa volta ha disatteso le promesse. No, dai, questa non ci credo. Ma Fabregas non sarebbe mai venuto al Milan, voleva solo Barcellona. Allora, però mi dovete spiegare,
siccome io ho deciso di avere un'ottima memoria, sì, mi dovete spiegare quando apro la Gazzetta il giorno 30 maggio e vedo una intervista mega di Mino Raiola che parla del mercato del Milan e dice, aperte le virgolette, titolo: stiamo lavorando per un colpo di mercato già dal mese di gennaio. Era Balotelli, dai. Questo? No, no, la risposta è su Mister X. Era Balotelli per Mister X. Su Mister X poteva essere lui, ma era, era imprendibile, Fabio. Certo che era imprendibile. Non è un problema di cifre. È un problema di destinazione. Siccome abbiamo capito, ormai è chiaro che i giocatori vanno dove vogliono in questo calcio. Certo. Lui, che lui volesse andare a Barcellona non c'era ombra di dubbio. Non c'era ombra di dubbio. Che l'Arsenal dovesse cedere non c'era ombra di dubbio. Raiola aveva spiegato al Milan, secondo me con un fondamento di logica e di verità, che il Barcellona per un sovrannumero in quel reparto non avrebbe speso quei soldi per prendere Fabregas in quel ruolo e quindi che il Barcellona non aveva l'intenzione di prenderlo. Evidentemente ha detto una panzana. Esatto, non sarebbe la prima. Comunque tu me la stai girando un po' a modo tuo, ma il colpo che voleva fare Raiola era Balotelli, che è un suo assistito, dai. Guarda, colpo o non colpo, il Milan non l'ha fatto, siamo d'accordo? Certo, siamo d'accordo, ma in questo mercato purtroppo non l'ha fatto nessuno. Quindi che sia Balotelli, che sia Hamsik, che sia Fabregas, quindi poi qua ognuno si può sbizzarrire, il dato certo è che Milan non l'ha fatto questo colpo che diceva Raiola, giusto? Certo, no, sì, siamo d'accordo? Quindi siamo d'accordo che Raiola quest'estate, diciamo che i suoi rapporti con Milan si sono raffreddati, è da vedere, eh? Perché, ma questo Raiola va a Vienna, hai visto? Prima si fa prendere da Barcellona, ma è da vedere, è d'accordo. Non era solamente fatto comodo, e quindi lo state scaricando, via? No, secondo me è più il contrario. Comunque i rapporti si sono raffreddati. Hai capito? Allora, lo prenderei io per fare un po' di affari, ma i soldi non ce li abbiamo purtroppo. Pazienza. Senti, però detto per questo, quanto, fammi finire sulla lista Champions. Ancora con la lista Champions. No, volevo dire che secondo me, infatti, il vero errore logico è non aver inserito in lista i Sharawi. Perché a differenza di Inzaghi, se ti si rompono due attaccanti, con il Sharawi 99 su 100 ce l'hai pronto. Lo puoi mettere in campo. E Milan gioca con. È un trequartista il Sharawi. Oh, ma vuoi sapere tu come gioca il Sharawi nel Milan? Sì, Gioia, perché l'ho visto giocare due anni. Hai visto come Milan? Ma l'ho visto giocare anche nel Padova. Boateng a Portsmouth giocava centrocampista centrale. Ok? Nell'Hertha Berlino giocava attaccante. Nel Milan che ruolo fa? Trequartista. E il Sharawi ha giocato a Como. Giocare fuori ruolo. L'hai vista a Como la partita? No. E ha giocato di punta. Sono contento per lui, fallo giocare fuori ruolo. Però, quindi io avrei inserito lui. Qual è la controobiezione su Sharawi? In lista B il Milan inserirà Kingsley Boateng, che è più punta di Sharawi, così vengo a darti anche ragione. E nel caso può dare il cambio a una delle prime punte se dovessero dare forfè. Però il Kingsley mi ha 17 anni. Quindi insomma, il problema è quello. Esatto. È un fenomenino, secondo me. No, è di grande prospettiva. È un fenomeno. Non ci dimentichiamo che Pato arrivò al Milan alla Serie A. Sì, arrivò pagato 25 milioni giocando nel campionato brasiliano da titolare, insomma, un po' diverso. Comunque a Amauri hai completamente deluso la domanda di Claudio. Va bene, io la tengo lì la roba di Amauri, poi se a gennaio viene fuori che il Milan con la sua comunicazione spiegherà al mondo che fa un favore alla Juve, gli toglie il peso di Amauri, ne riparliamo. Scusa, perché non l'hanno fatto adesso? Gioia, perché adesso non c'erano le possibilità di farlo. Perché? No, perché è troppo tardi. Non avrebbe accettato lui? No, in questo momento no. No. Poi te lo spiego fuori onda. Perché. Non avrebbe accettato? Te lo spiego fuori onda. Il Milan perché. Sì, qualsiasi motivo vale per il Trabzonspor, per il Fenerbahce, per dove volevate mandare voi. Sì, sì. Ma guarda, poteva andare anche al Marsiglia a fare la Champions, trovare un sacco di soldi. Vabbè, avessi detto. Fare la titolare di Champions in una squadra 2,5, 31 anni per 3 stagioni con 3-2 di buona uscita dalla tua ex squadra, vedi tu. Vabbè, ma tra Milan e Marsiglia cosa preferiresti tu? Non lo so, se il Milan non gli dà quel tipo di soldi, forse il Marsiglia. E qui non glieli darà neanche a gennaio, perciò non verrà neanche a gennaio. Ma a Mauri a Milan non interessa, guarda, provate a piazzarlo a tutti. Veramente mi interessa da 4 anni, da quando abbiamo preso noi, però. Sperando di no, perché. Ti ricordo, visto che tu hai buona memoria, le dichiarazioni di Gagliani quando la Juventus comprò a Mauri, che disse che lo voleva prendere lui. Ma era un altro giocatore. Mi ricordo anche le dichiarazioni di Gagliani proprio da noi, ospite, l'8 giugno 2008, quando disse da noi in trasmissione. No, davvero, puoi andare a controllare. Guarda,
caschi male perché stavo tornando da Pamplona, quindi mi ricordo proprio la data. È vero, ti ho accompagnato in studio. Esatto. E Galliani Studio disse: abbiamo presentato un'offerta formale all'Arsenal per Emmanuel Adebayor. L'hai vista, Milan, tu? Ma cosa c'entra? Che l'hai visto o non l'hai visto? Se l'ha presentata vuol dire che è un giocatore di interesse. Quanti giocatori si parla, di quanti giocatori. Vabbè, vedremo. Ti lancio il guanto della sfida. Hai troppa esperienza per... Appunto. Per... Adesso sotto con il pranzo, Cristiano, eh? Mi raccomando. Ah, abbiamo già finito? Ma non so, se vuoi andiamo avanti un'altra mezz'ora, ma avremo un ospite dopo di te un po' più importante, secondo me. È già passata mezz'ora? Perché vogliamo dare uno sguardo anche al campionato di Serie B. Chi è l'ospite dopo? L'allenatore del Sassuolo. Ah, perfetto, non la tengo accesa, dai. Chiedetegli di questo Boakye, perché... Era una delle mie prime domande, non ti preoccupare. Vabbè, uno non può neanche dire niente. Provate a chiederlo. Va bene, poi non mi fai fare battute cattive, Giuliani, tipo tu ti informi sulla B perché ci sei stato di recente. No, anche qua, perché ti potrei rispondere che tu, essendoci stato due volte, sei un esperto. Grazie, Cristiano! Forse non era neanche iscritto ai campionati, certo, professionisti, ma tu anche suolo sul quando campo, c'è stato il Milan. Anche sul campo ci sei andato. Grazie, Cristiano. Ciao, grazie a ciao, voi. Bello, grazie buon a voi. Pranzo. Ciao. Grazie, Cristiano Ruglio, caro Mastro Cocco. Io con questa scivolata finale andrei in pubblicità. Mi ha dato fastidio questa cosa che ha della B del Milan. Ma se tu provi, che rispondo. Se tu stai buono, se tu stai buono, io non te la nomino neanche. Guarda. Comunque ci sei stato anche te. Sì, ma per motivi che sono stati chiariti un po' diversi, sai, e forse non la verità sta venendo fuori. Non tocchiamo e anche perché a breve ci saranno delle udienze, ne dovremo parlare, caro Mastro Rocco. L'ora di parlare anche di attento che ti riapro. Mi piace più il calcio giocato. Occhio che ti riapro il ristorante a giovedì, eh. Allora, caro il mio Mastro Rocco, apriamo una bella finestra sulla Serie B. L'hai detto anche giusto. Perché quest'anno è un non che gli altri anni non lo fosse, ma quest'anno secondo me è un campionato molto interessante, sia perché ci sono veramente parecchi giovani che sono andati a rimpinguare le rose di prospettiva, sia perché ci sono delle squadre molto importanti. Siamo già alla terza giornata, dopo i risultati di ieri sera, in testa c'è un trio formato incredibilmente, devo dire, perché sta ricalcando quello che era il finale della stagione scorsa, nonostante sia molto rinnovato, il Padova insieme al Brescia, che è un retrocesso, e al Toro con 7 punti. Dietro seguono il Pescara, il Verona e il Sassuolo con 6. La Sampdoria, a sorpresa, è soltanto 5 con il Grosseto. Il Sassuolo, caro il mio ragazzo, ha in panchina un signore che si chiama Fulvio Pea, e noi ce l'abbiamo direi al telefono, vero? Buongiorno a tutti. Buongiorno. A cui il caro allenatore del Sassuolo, dopo aver, non è vero, vinto le prime due partite, ieri ha perso la prima Verona 1-0 con un rigore che io oserei dire scandaloso dato al Verona, lo dico io. Non lo può dire magari. Penso che lo dicono tutti, perché no, dispiace per i miei ragazzi, perché la squadra sta disputando una buonissima partita, nonostante di fronte ci fosse un'ottima squadra, ecco. E questo episodio così ci ha tolto un po' di lucidità, ci ha messo un po' di nervosismo che poi non ci ha aiutato a magari a recuperare la gara. Al di là dell'episodio del rigore, partenza direi sfavillante, perché ricordiamo un po' tutti che il Sassuolo ha un proprietario che non è da poco, no? Che aveva buttato giù le basi per un progetto importante, addirittura l'anno scorso, due anni fa, c'era qualcuno che lo avvicinava al Milan se il Milan avesse venduto delle quote. Esatto. E dopo ha costruito un'annata un po' di transizione, adesso con che basi vuole ripartire? Cioè c'è il progetto importante e serio per tentare la sorpresa, andare in Serie A, o ancora un anno di passaggio? No, è un anno dove praticamente quello che chiamano di rifondazione, infatti ben metà squadra è stata cambiata, l'innesto di molti giovani dovrebbe portare sicuramente entusiasmo e soprattutto prepararsi meglio a quello che sarà il futuro del Sassuolo, perché la società ha inserito molti ragazzi giovani, sono ben 10 tra i 22 e i 18 anni, quindi una squadra molto giovane che ha bisogno forse un po' più di tempo per diventare una squadra, però è ben orchestrata dagli anziani, chiamiamoli così, coloro che sono qua da 6 o 7 anni, che sono, oltre ad essere dei buonissimi giocatori, sono anche delle persone con dei valori importanti e soprattutto uno spirito di attaccamento alla società non indifferente, e questo potrebbe essere, ecco, un'arma importante per questo Sassuolo. Un Sassuolo, mister, che mi gioca col 4-3-3.
di Murignana anche un po' memoria visto i suoi trascorsi. Insomma, a detta di tutti, il punto di forza è il tridente offensivo: Sansone, Boichier e Laribi. Vogliamo spendere due parole su Boichier, che è questo ragazzo che molti ricordano nelle primavere del Genoa a fare sfracelli, e mi sembra che sia partito bene anche in Serie B. Sì, in effetti il ragazzo è partito molto forte, anche se è un ragazzo che va molto forte, perché ha una velocità incredibile, oltretutto dotato anche di un'ottima tecnica. È un ragazzo sicuramente che ha delle prospettive, è nell'ambiente giusto e nel posto giusto per poter crescere, per poter maturare anche come ragazzo, perché come ho detto prima, in squadra ci sono dei ragazzi molto intelligenti che lo possono aiutare, che possono aiutare nella sua crescita. E il ragazzo è partito bene, a parte ieri che ha solo sfiorato il gol, non l'ha fatto, poi nelle partite precedenti è sempre andato in gol. È un ragazzo veramente con delle qualità elevate. E il siparietto curioso è che l'anno scorso al torneo di Viareggio, quando noi abbiamo battuto il Genova a fine gara, il ragazzo mi si è avvicinato e mi ha detto: mister, se l'anno prossimo non è una squadra, mi porta a giocare con lei. Attenzione, ha fatto mercato in un periodo in cui non poteva. Io l'ho preso in parola. No, simpaticamente il ragazzo veramente è stato molto carino, molto simpatico. E visto che è un ragazzo di grandissime qualità, certo. Però vede che alle volte bisogna provarci anche scherzando, perché poi uno si ricorda. Sì, questo sicuramente. Poi il nostro ambiente dove ci si incontra poche volte, ma quelle poche volte devono essere poche volte importanti. Nel suo caso è stata una richiesta importante e diciamo che lo sta diventando importante anche per me in questo momento, perché nella mia squadra sta facendo bene. Certo, tra l'altro lei voglio dire, si butta nell'esperienza campionato di Serie B, che chiaramente dopo gli anni vissuti nei settori giovanili è un bivio, diciamo, no? Insomma, se le va bene questa annata come esperienza, io direi che si può lanciare nella carriera di allenatore a livello professionistico. Mi risulta, ma mi smentisca se sbaglio io, che ha scelto il Sassuolo, ma avrebbe potuto andare per esempio ad allenare la primavera della Juve invece, o no? Ma quando un allenatore allena l'Inter e comunque vince uno dei tuoi obiettivi, comunque il mercato gli si apre. Diciamo che avevo la possibilità di scegliere, e credo di aver scelto la situazione migliore per me in questo momento. Ho scelto una società che sicuramente è una società molto seria, ha un patron, quindi un dottore a capo, che è il dottor Squinzi, che è una persona molto seria con dei progetti molto chiari, e di conseguenza credo di aver scelto il posto giusto. Poi i risultati, perché noi allenatori veniamo giudicati solo per i risultati, decideranno che strada dopo prendere per il futuro. Però almeno adesso con il campionato di Serie B, no, ha un senso essere giudicato in base ai risultati, no? Quando sei in primavera magari bisognerebbe essere più giudicati in base ai giocatori che si riescono a portare avanti e non ai trofei vinti. Ma purtroppo non è così. Senta, visto l'esperienza del Novara dell'anno scorso, perché qui diciamo anno di rifondazione, mai passato, però campionato di Serie B ha sempre una sorpresa all'anno, né? Ma infatti quando due mesi fa i giornalisti mi chiesero come vedevo il Sassuolo nel futuro, nei miei sogni io l'avevo definito, mi piacerebbe presentare un Sassuolo sorprendente. Quindi la parola sorpresa potrebbe essere qualcosa che mi farebbe molto piacere. Ecco, poi non so quanto sarà sorpresa, visto che il campionato di Serie B è un campionato lunghissimo, ma con una classifica sempre molto corta. Lei si è fatto una griglia, diciamo, delle favorite? Ma io credo che quelle che oggi sono lì davanti, a parte il Sassuolo, sono quelle più attrezzate per poter vincere il campionato. Dietro c'è la Sampdoria, che praticamente sta iniziando il campionato adesso, perché è una vera corazzata. Poi tutte le altre sono tutte uguali, quindi ce la giocheremo fino all'ultima partita di campionato. Cioè, Sampdoria e Toro sono un gradino superiore alle altre? C'è anche il Padova, io aggiungo anche Brescia e Empoli, perché comunque Brescia è vero, è una squadra molto giovane,
però una squadra con giocatori che hanno fatto già anche la Serie A, quindi è vero che sono giovani d'età, ma hanno un'esperienza già alle spalle molto importante. Sì, tra l'altro io ieri sono riuscito a vedere prima della sua partita anche quella di mezzogiorno del Brescia, e un gioco veramente molto divertente con tanti giovani, hai ragione. Sì, questo sì. E molto veloci, ma anche l'Empoli, perché l'Empoli ieri mancavano un po' di giocatori, perché purtroppo le nazionali condizionano non solo il campionato di Marea, ma anche il campionato di Serie B, perché in Italia quando la Serie A si ferma, la Serie B gioca. Certo. Oppure quando la Serie A sciopera, la Serie B inizia il campionato. Inizia il campionato, ma quello lì non è un problema. Il problema è che quando ci sono le nazionali, perché io anch'io ho due nazionali e li perdo quando ci sono tutte le nazionali. Adesso iniziamo, quasi in testa alla classifica, già iniziamo a lamentarci delle nazionali. No, assolutamente no, io non mi lamento, però non sono neanche nella situazione dove devi lamentare. Però ecco, come Zeman Benaldi aveva sottolineato, e lo stesso Aglietti, cioè vengono a mancare, vero, dicono che i giovani non riusciamo a farli giocare nelle prime squadre, ma anche quando poi dopo li prendi come società di Serie B che li prendono per farli giocare, poi vengono portati via dalle nazionali per ben 10 partite. Partite sono tante, E di conseguenza soprattutto l'Under 21 è piena di giovani anche del campionato cadetto, quindi. E quindi questo è vero. Senta, a proposito di giovani, io mi ricordo qualche anno fa che a Milano, sulle due sponde, si parlava da una parte di Marzorati e dall'altra di Andreolli come i futuri centrali della nazionale, e invece si sono persi un po' tutte e due. Lei Marzorati quest'anno ce l'ha nel Sassuolo. Come mai sto ragazzo ha avuto una carriera, diciamo, non in salita ma quasi in stallo? Ma io questo non lo so, perché il ragazzo l'ho conosciuto adesso, anche se calcisticamente già lo conoscevo. È un ragazzo che probabilmente nel momento più importante della sua carriera gli sono mancati probabilmente quegli aspetti non tanto calcistici ma morali, per poter poi affrontare il salto di qualità. Secondo me il ragazzo è venuto qua a Sassuolo con un grandissimo spirito, perché praticamente si è rimesso in gioco, cioè vuole tornare in Serie A a giocare fra qualche anno e vuole ripartire, ricostruire una carriera da Sassuolo, e questo veramente gli fa onore, perché è un ragazzo che ha tante presenze in Serie A e tante presenze in Serie B, nonostante che sia molto giovane, e sicuramente riuscirà nel suo intento a realizzare questo suo sogno, perché davvero in queste settimane, nonostante lui un po' in ritardo di condizione, si è messo a disposizione e sta lavorando con grandissima professionalità. Senta mister, ancora due cose poi la ringraziamo. Tornando al discorso di prima, sai che i tifosi si fanno le domande solite classiche e nessuno gli dà mai delle risposte. Lei può dare una risposta ai tifosi per cui si è fermato e non ha iniziato il campionato di Serie A mentre la B è iniziata? Ma questa è una domanda. Una bella domanda. È una bella domanda. No, nel senso, il tifoso della strada dice: ma come, se scioperano tutti i calciatori, perché quelli di B iniziano il campionato? Ma in questo caso mi associo anch'io, divento anch'io un tifoso, e quindi dico: ma per quale motivo cambiare Serie A scioperato quelli di B? No? Perché le due leghe sono separate adesso, no? Perché le due leghe sono separate, poi probabilmente i contratti sono gli stessi, appunto, i doveri e i diritti sono uguali, esatto. Ma perché allora? Siamo un bel paese, diciamo la verità, non sorprendiamo mai nessuno, siamo le solite. Senta, la Juventus ha ricevuto in eredità da voi quest'estate, agli ultimi giorni di mercato, il baby, adesso lo pronuncio male di sicuro, Cipsha, qualcosa del genere. Lei ha avuto modo di vederlo e farmi un prospettino o no? Io lo conosco, io quest'anno non l'ho avuto, ma mi ritiro, poi l'ho visto giocare l'anno scorso, è un ragazzo sicuramente tecnicamente molto bravo, anche molto potente fisicamente, di ottime prospettive. Ruolo? Ma lui è un centrocampista, potrebbe giocare tranquillamente davanti alla difesa oppure interno di destra, ecco. Però è un giocatore che mi ha sorpreso, ma come tutti questi ghanesi, io ho avuto Duncan l'anno scorso all'Inter, quest'anno ho Kofi e Boaki, sono dei giocatori che Kofi che avete preso dal Piacenza, giusto? Che è sempre del Genova. Sì, sempre di proprietà del Genova. Cresciuto nel Genova. Sono tutti giocatori che si avvicinano molto al calcio europeo, quindi tatticamente sono molto preparati e hanno
dalla loro parte una forza fisica veramente elevata, una potenza elevata, superiore a quelle che sono poi le forze fisiche dei ragazzi della loro età, e questo sicuramente lo aiutano. Ma poi alla fine allora la domanda è sempre quella, allora visto che parliamo ormai di giocatori giovani, in questo caso dei ghanesi, ma vale anche per gli slavi ed altri paesi dove sono abituati più a giocare subito con la squadra A, diciamo così, anche a giovanissima età. Ormai siamo tutti d'accordo che il campionato italiano è un po' retrocesso, non ci sono i soldi per comprare i grandi campioni, non è arrivato il momento di crederci e invece che fargli fare la primavera fino a 20 anni buttarli subito dentro una prima squadra? Ma io sono d'accordissimo, anzi manca un passaggio, visto che io arrivo dal campionato primavera, che è quello della seconda squadra come c'è in Spagna. Questo aiuterebbe sicuramente la crescita dei ragazzi, perché a 19 anni essere pronti per una Serie A è difficile. Sono veramente pochissimi i giocatori che sono pronti per poter giocare, ma non giocare una partita, due o tre, ma per giocare tutto un campionato. Quindi la continuità la trovi solo quando un giocatore ad altissima qualità oppure è già maturo come uomo, che riesce a sopportare anche lo stress del nostro campionato. Il campionato intermedio, come c'è in Spagna, quindi delle squadre B, aiuterebbe tantissimo queste ragazze a maturare e a crescere, perché giocherebbero in un campionato vero, con i tre punti veri, con le retrocessioni, con le promozioni. E cos'è che ci frena a fare una cosa così? Questa è una bella domanda. Una di quelle che non avranno mai risposta. Bisogna riportare alla federazione, alla Lega. Meglio di no, mi sa che hanno altri problemi in questo momento. Si potrebbero prendere ad esempio gli esempi buoni, almeno le esperienze positive. Non lo prendiamo mai in Italia. È vero, gli esempi buoni probabilmente si è sempre legati a degli interessi, no? Quando gli interessi sono comuni, allora le cose vanno sempre bene. Quando poi gli interessi non sono più comuni, ognuno pensa sempre un po' a se stesso e un po' meno agli altri. Certo, quindi è la situazione del calcio italiano che è preoccupante, che sta andando alla deriva, e quindi potrebbe essere un'idea. Però scusa, vedi, abbiamo visto Arsenal Udinese, no? Preliminare, sì, di Champions. Allora, è vero che lì è un'altra cultura, l'Arsenal può anche non vincere per 10 anni, che Wenger rimane al suo posto, che, sì, riempiono lo stadio e comprano, certo, le magliette, e ok, altro mondo. Però l'Arsenal, che è stato preso a pallate perché ormai è una banda di ragazzini, li ha praticamente venduti tutti, è riuscita lo stesso con i ragazzini a eliminare l'Udinese. Sì, un'occasione persa all'Udinese clamorosa. Però l'hanno fatto giocare i ragazzini, sì, sono passati. Sì, poi hanno preso 4 acquisti al 31 d'agosto. Ho capito. È perché non potevano affrontare la Champions League così. No, però questo... Puoi spiegarglielo poi ai tifosi dell'Arsenal se giochi con i ragazzini in Champions League. Ma forse quella è quella la differenza, che i tifosi dell'Arsenal sono passati con i ragazzini, hanno preso 8 gol dal Manchester, ma non vanno al campo d'allenamento con gli striscioni, Wenger vattene, insomma. Assolutamente no, ma questa fa la differenza di una società. Infatti la differenza non sono gli allenatori che non fanno giocare i giovani, perché di giovani interessanti in Italia ci sono, e ci sono anche quelli bravi. Il problema spesso è la società, che non dà il tempo magari all'allenatore di fare esordire, di far maturare i giovani, perché spesso la società deve rendere conto poi i tifosi alla piazza, e questo crea un problema, perché il nostro calcio, il nostro tifoso è un tifoso molto esigente, tutti vogliono vincere, purtroppo però all'anno vince sempre solo una squadra. Sì. E a volte bisogna invece accontentarsi e apprezzare il lavoro della società, come l'Arsenal, come altre società che comunque lavorano con i giovani, li fanno crescere, perché comunque non usciranno mai ad essere potenti come può essere potente il Barcellona, come può essere potente il Real Madrid. Non parlo di qualità di giocatori, ma come potenza economica. E quindi è giusto fare un calcio magari leggermente inferiore, ma con i giovani, che, certo, diventa sempre comunque un calcio entusiasmante e anche bello da vedere. Sì, e poi magari i tifosi potrebbero digerire di più una sconfitta, no? Perché se gli porti avanti uno del settore giovanile potrebbero essere contenti, clima, esatto. Ma non ci arriveremo forse mai. Per cultura, dico, italiana. Sì. Poi dall'altra parte ci sono i giovani invece hanno mille possibilità come Balotelli e continuano a buttarle. Dove lo mandiamo Balotelli, secondo lei, a sto punto? Pure con Prandelli si mette a fare le discussioni. Ma anche lì è... Che facciamo con questo ragazzo? Che facciamo? Bisogna avere un po' di pazienza. E lì... Ma vi siete messi d'accordo tutti quest'estate? Tutti che dite che ci vuole pazienza. L'ha appena detto anche Prandelli. A volte è l'unica carta che hai per poter aiutare questi ragazzi. Ma basta bussare alla Juve, si compra pazienza. C'è la Juve. Bella, apriamo e chiudiamo la battuta. E la chiudiamo con l'ultimissima domanda. Senta, capacità spettatori, il punto dolente qua da sempre.
4.008 dello stadio di Sassuolo. Voi giocate ancora al Braglia del Modena. Qui lo stadio Sassuolo si fa o non si fa? È un problema burocratico. Quindi anche quest'anno noi giocheremo al Braglia, uno stadio molto bello, ben attrezzato, con i nostri 1.000 tifosi a seguito, quindi uno stadio che ci permette di giocare le partite di campionato ospitando i tifosi avversari con grande serenità e con grande tranquillità. Poi non è importante, ripeto, per noi che scendiamo in campo non è importante giocare a Sassuolo o giocare al Braglia. Certo che giocare nello stadio fra le mura amiche sicuramente qualche volta potrebbe aiutare. Anche perché magari fare il derby Sassuolo-Modena nello stadio del Modena Fa ride, troppo. Ci sono delle problematiche che esulano dal calcio, quindi diventano burocratiche, diventano magari anche un po' politiche, e lì i problemi diventano ancora maggiori. Quindi e lì buonanotte, fine delle trasmissioni. Esatto, andiamo al Braglia tranquilli, sereni, e va bene così. E va bene così. Mister, grazie, in bocca al lupo e alla grazie prossima. Grazie a voi, buona giornata, grazie ancora. Buona giornata, grazie ancora Fulvio Pea, il neo mister del Sassuolo, che al momento è in seconda posizione nel campionato di Serie B, dopo due vittorie e una sconfitta immeritata in quella di Verona. Noi, caro Mastro Rocco, abbiamo notizie. Ha proprio dichiarato che il Sassuolo non ha lo stadio, no? Che ha grandi margini Balotelli, le solite cose su Balotelli, ha grandi margini. Bisogna avere pazienza, bisogna perdonarlo, si farà. Ma secondo te quante volte al giorno gli stanno fischiando a pazienza le orecchie in quest'estate? Tantissime, ma speriamo che da domani si smetta con questa battuta che è drammatica. Lo so. Caro Mastro Rocco, io direi, se sei d'accordo, che con piacere la finestra sulla B la teniamo come abitudine, anche perché io di allenatori da sentire ne avrei parecchi, molto interessanti. Quest'anno ce li ho. Basta. Tranne uno che non chiamerò mai. Vabbè, scopriremo quale. Inizia per Z e finisce per Man. No. Grazie, Mastro Rocco. Non l'avrei mai detto che era lui. Grazie, Mastro Rocco. Grazie a te, Claudio. L'appuntamento è? L'appuntamento è per domani alle 11. Tu non ci sarai perché pare che devi. Vado alla conf dello stadio nuovo della Juve. Ma ti faccio un servizio da lì completo. Ti svelo in anteprima i fuochi d'artificio, le ballerine. Che bellezza, non vediamo l'ora. Lo so che sei contento. Grazie al nostro regista, naturalmente, al secolo Luigi Guanzilori. Detto anche Gigi. Detto anche Sartorin per gli amici, che naturalmente è partito malissimo perché non aveva pronte le sigle, ma rimedierà. Rimedi? Sì. E allora ce n'è neanche la sigla di chiusura? Non c'è neanche una sigla neanche di chiusura? Ci salutiamo con un ciao. Così, con un ciao. Che tristezza. Che delusione. Ciao. Ciao.